Presidente Recchi, tanti giovani, questa sera la seconda uscita di queste lezioni sul progresso, che cosa si può ancora insegnare a questi giovani? Bisogna più che insegnarli, appassionarli. C'è tantissimo che ci appassiona oggi in questi momenti di grande rivoluzione tecnologica. Noi in Telecom ci sentiamo la casa della tecnologia, amiamo dirci che siamo la California d'Italia, o ambiamo essere la California d'Italia, ma vogliamo che soprattutto i giovani che rappresentano il nostro futuro seguano questo fascino fantastico della scienza, e attraverso queste lezioni sul progresso noi vogliamo rendere la scienza pop, contagious, fun, divertente, accessibile a tutti, in maniera che si possa diffondere e si possano scegliere facoltà scientifiche quando dal liceo si passa all'università. Come si arriverà ad affiancare la parola lezioni anche la parola opportunità, e Telecom si sta impegnando in questo? Guardi, Telecom non è solo una società che costruisce rete e vende servizi mobilità, ma sente la responsabilità di essere un'azienda di sistema che deve costruire il futuro del nostro paese. Oggi la tecnologia digitale si applica a tantissimi campi, si applica non solo a servizi che ci rendono la vita più facile, ma si applica alle tecnologie, alle scienze mediche, ai trasporti, a tutto quello che fa la nostra vita, e c'è sempre più di bisogno di professioni che comprendano queste tecnologie e le possano sviluppare. Oggi c'è un'altissima domanda di questo tipo di competenze, per cui speriamo che con queste lezioni riusciamo a lanciare questo richiamo ai giovani che seguano. Senta, oltre al contesto economico c'è anche quello politico. Quanto è importante avere stabilità, cosa che forse sta mancando anche in queste ultime ore? Guardi, non ci occupiamo di politica, ci occupiamo di industria, ma la stabilità è fondamentale anche nell'industria. È importante che un paese sappia dove voglia andare e soprattutto definisca le strategie per arrivarci. Noi siamo la prima azienda d'Italia non solo del nostro settore, ma soprattutto per investimenti. Investiamo oltre 4 miliardi all'anno in infrastrutture, per cui è molto importante che si creino le massime sinergie tra le strategie di sviluppo del paese e le strategie di crescita delle aziende, perché solo così il nostro paese potrà crescere, e crescerà attraverso la crescita delle sue aziende. La fibra ottica fa parte di questa strategia? Assolutamente sì, la fibra ottica vuol dire tante cose, ma soprattutto vuol dire velocità di connessione sia mobile che fisso. Noi abbiamo recuperato già un grande gap in Italia, siamo passati dal 24% di copertura della popolazione al 43% già quest'anno, l'obiettivo è arrivare a quasi il 90% a fine del 2018, per cui colmare il divario su cui per troppo tempo siamo stati. Questo lo fa Telecom Italia, che è un'azienda privata grazie ai suoi investimenti e grazie a un piano industriale sull'ultra broadband che è stato scritto da questo governo, che è molto lungimirante.